Ehi, avete mai sentito parlare di treni gravitazionali? No? Questo vuol dire che non avete visto l'ultimo short. Non temete, recupereremo tutto in questo video. Cos'è? Come funziona? E se esiste? Beh, sono tutte domande che troveranno risposta dopo la sigla. Un treno gravitazionale non è propriamente un treno, potrebbe essere anche un ascensore. Ma perché dico questo? Beh, se avete visto il recente film, recente del 2012 mi sembra, Total Recall, avrete notato che c'è questo famoso ascensore che porta dall'Inghilterra a quella che secondo loro è l'altra parte della Terra, ovvero l'Australia. Anche se con la Antipodes Map, l'Inghilterra e l'Australia non sono proprio agli antipodi, quindi finirebbe nel mare se partisse dall'Inghilterra. Ma come funziona questo ascensore? Funzionerebbe utilizzando come motore la forza di gravità. Deve passare per forza per il centro della Terra? In realtà no, potrebbe andare anche da un punto all'altro, passando sempre, diciamo, di sbiego, come vedete nell'illustrazione. E la cosa interessante è che qualsiasi sia il suo tragitto o la sua distanza, impiegherebbe sempre 42 minuti, virgola 2 se non sbaglio. Pensate che se passasse per il nucleo raggiungerebbe una velocità di circa 28.000 km orari, che guarda caso è la velocità orbitale, ovvero la velocità necessaria per portare in orbita un oggetto dalla Terra. Altra curiosità, lo sapete che l'unico punto sulla Terra dove non c'è la gravità o dove c'è l'assenza di gravità è proprio il centro della Terra? Ma il centro esatto però, sì, non un po' in parte, il centro. Ma perché impiegheremmo sempre lo stesso tempo? Se consideriamo la Terra una massa sferica a densità uniforme, non passando per il centro, diminuiremmo l'accelerazione dovuta alla caduta, poiché non cadremo perpendicolarmente verso il centro. Questo rallenterebbe il nostro treno e lo farebbe autoregolare a una velocità che ci porterebbe sempre a questi famosi 42 minuti. Ma se non mi credete, fatevi un po' di calcoli e le formule sono queste. Grazie per la fiducia. Sulla Terra però sarebbe irrealizzabile, ma perché? Per prima cosa non siamo capaci di scavare così a fondo. Il buco più profondo che abbiamo fatto è quello di Kola, che raggiunge i 12 km contro i 12.700 del diametro del nostro pianeta. Ma perché non siamo riusciti ad andare più a fondo? Perché a una certa profondità le rocce non si comportano più come rocce solide, ma iniziano ad assumere caratteristiche più plastiche e fluide, oltre ad elevate temperature che renderebbero molto complicato lo scavo, se non impossibile come per ora lo è. Senza contare il fatto che se dovessimo passare proprio per il centro della Terra sarebbe pressoché impossibile, almeno per le mie conoscenze, ma credo anche quelle dell'umanità, forare il nucleo, perché è una bella palla di metallo solido che ruota in continuazione, quindi sarebbe un buco molto complicato. Poi il tutto dovrebbe essere sottovuoto e con levitazione magnetica, non lievitazione, levitazione. Perché? Perché gli attriti altrimenti rallenterebbero il nostro treno, non facendolo arrivare dall'altra parte e facendolo oscillare sempre più verso il centro fino a fermarsi verso il centro. E questo comporterebbe dei ritardi, diciamo, eterni, bloccandoci al centro del nostro percorso. Ma sulla Luna avremo questi problemi? In teoria no, perché non abbiamo né atmosfera né un nucleo fuso, un nucleo caldo. Tuttavia, aspettiamo prima di tornarci un attimo sulla Luna, poi pensiamo a scavare tunnel. Per ora questo è un argomento che rimane nella fantascienza, tuttavia era un esempio curioso. Tuttavia c'è una cosa che si avvicina a un treno gravitazionale, ovvero nel momento in cui le montagne russe ci portano in cima al punto più alto e ci lasciano cadere fino ad arrivare a destinazione con i vari sbalzi, trasformando l'energia potenziale in energia cinetica e viceversa nei vari saliscendi di questo divertimento che non ho mai avuto l'occasione di affrontare. Era una curiosità così al volo, è ipotetica e teorica. Tuttavia è sempre una cosa in più da sapere nel nostro bagaglio curioso. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi. E niente, per oggi è tutto. Mi raccomando, siate sempre curiosi e alla prossima da T93.
me a bitch to shame. Please.